I fondi PAC sono quei fondi che lo Stato destina a quattro regioni del Sud per assicurare servizi ad anziani e bambini. Questi soldi sono diventati indispensabili nelle quattro regioni, Puglia, Sicilia, Calabria, Campania, soprattutto a seguito dei grandi tagli che lo Stato ha fatto agli enti locali. Sono somme dunque importantissime, che però non tutti i comuni sono stati capaci di utilizzare. Per questo motivo sarebbe assolutamente necessario che i comuni virtuosi, in grado di utilizzare questi soldi per ampliare i servizi ai cittadini anziani e bambini, avessero altre risorse e potessero utilizzare quei soldi che in altri comuni non si sono riusciti a spendere. Per questo motivo vogliamo che il governo velocemente, perché è molto importante, faccia un riconteggio dei soldi che sono rimasti inutilizzati e li riorganizzi nei comuni che sono virtuosi e sono capaci di spenderli, per evitare che questi servizi, nei comuni virtuosi, debbano essere interrotti. Inoltre il governo dovrebbe rendersi conto che la mala gestione di questi fondi PAC ricade direttamente sulla testa dei cittadini italiani. Infatti, una cattiva gestione di questi fondi porta a chiusura di asili e interruzione di servizi come l'assistenza domiciliare agli anziani. Per questo motivo la programmazione di questi fondi deve proseguire, non si può interrompere e deve essere messa nella prossima legge di bilancio. Lo Stato non può abbandonare i comuni e i cittadini sui servizi essenziali, soprattutto per anziani, bambini e disabili. L'attenzione alle fasce più deboli misura il grado di civiltà di un paese.